Buongiorno Mario, come stai? Tutto bene, grazie. Cosa vuoi fare? Ascoltare musica? Accedere ai giochi? Vedere un po' di foto? Dottor Giuliani, ci spieghi chi è Mario e che cosa può fare? Mario è un robot assistivo, pensato per offrire dei servizi ai pazienti affetti da Alzheimer di tipo lieve. Può ricordare di prendere delle medicine, può muoversi e interagire in maniera vocale, in generale offrire uno stimolo cognitivo a chi ne ha bisogno. Quali sono le cose che le piace fare di più con Mario? Ma diciamo cose di cultura, anche letture, giornali, notizie. Sono abbastanza soddisfatto delle risposte che mi ha dato. Tecnicamente, Mario come fa a fare queste cose? Mario è dotato di una serie di sensori che riguardano la possibilità di questo robot di percepire l'ambiente esterno. C'è una telecamera che è in grado di inquadrare la scena e in futuro sarà anche in grado di identificare il paziente in maniera automatica. C'è un tablet attraverso il quale è possibile interagire. Esiste un microfono e poi un'intelligenza interna al robot in grado di interpretare quello che gli viene chiesto. Mario ha una grande capacità, quello di poter interagire col paziente e quindi proporgli una serie di stimoli. Un malato di Alzheimer che viene stimolato in questo modo, che benefici ne trae? Sicuramente la capacità di essere attratto o di proporre degli stimoli, noi sappiamo, ha un grosso impatto positivo sui pazienti. Non siamo in grado di dimostrare al momento che Mario purtroppo è in grado di fermare l'Alzheimer. Però possiamo comprendere che Mario nel futuro potrebbe rallentare la progressione di malattia e questo per noi è un dato molto importante perché soprattutto se saremo in grado di fare una diagnosi precoce potremo intervenire in maniera più efficace.